Che mese fa? Fino a lei deve andare sul frivillo. Vista, diciamo, la pressione da parte nostra, di tutti noi proprietari. Però vedete che è in gara, signora, io gli faccio una foto. Ma te stai zitto. C'è la foto, io devo fare la foto. Ha fatto un intervento. Cosa è successo? Vista la pressione, diciamo, l'esigenza che hanno al Comune di Formia comunque di reperire altri spazi sepolcrali. E visto che con noi non erano ancora riusciti a spuntarla, allora sono stati costretti in qualche modo a portare in approvazione l'ampliamento dei cimiteri esistenti, questo famoso progetto realizzato dall'ingegner Chioma, che in qualche modo ci avrebbe rasserenato, perché avrebbe gettato le basi perché questa esigenza di fare il cimitero in un altro posto di Pagliacchi si potesse allontanare. Però cosa è successo? Lo hanno portato in consiglio per effetto di un'altra diffida, secondo me non consistente, però basata su motivi che sono futili, presentata da un proprietario di un terreno vicino al cimitero di Castagneto. Michele Forte ha deciso di rimandare la discussione e l'approvazione di questo progetto, che tra l'altro già aveva ricevuto il parere favorevole della ASL, che è un parere fondamentale perché il progetto si possa fare, parere che per esempio nel caso del cimitero Agliacchi non c'è mai stato e probabilmente mai ci sarà, proprio per le caratteristiche particolari del sito. Dopo quel consiglio comunale non si è saputo se Michele Forte ha avuto un colloquio con questi proprietari del terreno che hanno presentato la diffida. Non si è saputo quali dovevano essere le sue intenzioni sull'ampliamento dei cimiteri esistenti. Tutto, diciamo, è rimasto nel dimenticatoio, perché c'è la seria e convinta intenzione da parte sua che i cimiteri esistenti non si debbano ampliare e invece si deve fare questo nuovo cimitero monumentale. Perché non si possono ampliare? Per perseguire questo obiettivo è arrivato anche a frasi assurde dette sui giornali, del tipo: è meglio fare il cimitero agli archi, ovvero un nuovo cimitero monumentale, perché gli ampliamenti vengono male. Gli ampliamenti vengono molto male. Che cavolo significa? Gli ampliamenti vengono molto male. Se uno è un bravo ingegnere, un bravo architetto e progetta un ampliamento con tutte le caratteristiche previste dalla legge, facciamo i multipiani. Il fatto che venga bene o male è una condizione soggettiva, ma non è che... Ecco perché Maurizio ha detto bene, che significa? Di un comitato. Questa è la frase: gli ampliamenti vengono molto male. Oppure gli ampliamenti... No, per aprirci una porta in mezzo. Senti quest'altra frase: oppure gli ampliamenti tolgono valore alla memoria. Ovviamente tolgono valore alla memoria. Ecco, ma dire che piano casa per la zona non serve a niente, perché vengono male. Allora, questo per dire che abbiamo di fronte una persona che attualmente è ancora troppo intransigente, troppo ostile, prevenuta. E quindi sì. Ma serve ampliare i cimiteri a fuori? Questa è un'altra domanda ancora, cioè se... Allora, ci devi, secondo me, comitato, secondo me bisogna aspettare dei soldi, perché ci vediamo.